bentornati amici della Loop Racing Team, amici del Next Level Championship. Io sono Vita Racer, qui accanto a me, capitano di regia, c'è come sempre il mitico Longo. Buonasera. Ciao, ciao Vita, buonasera a tutti, buonasera. Allora, abbiamo fatto il pit stop anche noi prima di iniziare la live. Siamo in Esatto. questo momento a Lago Maggiore, quindi siamo in Italia, precisamente. Vogliamo dire precisamente, anche se il luogo è fittizio, in teoria, Lago Maggiore, Cioè, in che senso, dov'è? eh? Cioè, dov'è? Vabbè, il luogo è fittizio, sappiamo che il circuito non è reale, però. Cioè, con tutti i laghi che abbiamo siamo nel nord Italia, quindi precisamente saremo più in Lombardia che Veneto, non di altrove, sicuro. Veneto di sicuro. Esatto, sì, Lombardia. Però, dai, detto questo, Lago Maggiore abbiamo già visto, abbiamo già trascorso una bellissima serata ieri sera in compagnia dei rookie della categoria minore del nostro campionato, e lo stesso circuito vedrà sfrecciare le auto di gruppo 3 e gruppo 2 invece della categoria expert. Io ti chiedo, caro Longo, se hai la classifica sotto mano di elencare tutti i partecipanti e la classifica attuale a round 3 che a questo momento vedremo. Adesso ti Quindi dico una cosa che ti farà molto piacere, a tua completa disposizione. Eccola qua. Allora, a tua completa disposizione, dobbiamo ricordare che c'è un nuovo entrato questa sera, sì. che è Sir Luca, perché per problemi personali non può più gareggiare con noi nei Legend, ma gareggerà con gli Expert. E dobbiamo ricordare che stasera manca Furnari. Quindi la classifica dice, stasera parto dal primo. Tony Mons è primo a 121 punti, Speedy lo segue a 8 punti, 113, Nicolò terzo in classifica 98, Aragon quarto 93, Carlo Magno quinto 92, poi c'è un bel salto di punti perché sono 29. La Maluca quindi a 63, Bobanto 60, Marco Venezia 59, Joker 59, Gismondi 41, Gismondi però ha una gara in meno perché la prima non l'ha fatta, Ricchi 40, che è terz'ultimo, e Sainz 38, Furnari 14. Sir Luca, se qualcuno da casa mi dice se manterrà i suoi punti oppure no, ma io credo di sì, se Allora, qualcuno mi dirà quanti punti ha perché io non lo so. poi andremo a cercare anche il punteggio attuale di Sir Luca. Giustamente. Sì, anche perché insomma è passa di categoria, ma comunque vada, mantiene il punteggio visto e considerato che le piste sono le stesse. Attendiamo un attimo dal retrobottega che ci diano indicazioni su quanti punti ha al momento Sir Luca. Se voi ragazzi anche della chat ci volete aiutare, meglio così. Intanto iniziano le qualifiche. Io colgo l'occasione nel mentre aspetto che i piloti arrivino tutti sul traguardo per iniziare il giro lanciato di salutare chi ci sta guardando in questo momento. Quindi ciao ragazzi, a chi ci scrive, a chi ci segue, Scateno, buonasera, regia bella, buonasera caro Scateno. Mi raccomando, Ciao prossima volta Scate. ricordati di fare benzina, o meglio cerca di cazzottare il capo benzinaio del tuo box, perché lasciamo perdere. Il nostro Zack che scrive direttamente dall'account supremo. Buonasera, We Are Zulu. Buonasera, Zulu. Buona gara, ragazzi. Occhio alla benza. Infatti, Scateno mi ascolta. Hulk, buonasera e buona gara anche te. Mannaggia a te, cosa hai fatto ieri sera? Bruce, il nostro bro, iniziamo bene. Buona gara, ragazzi. Buonasera alla regia. Buonasera anche a te, Marco Berna. Buonasera alla regia, a tutti i piloti che corrono stasera. Fuffi. Buonasera, fresco vincitore di gara 1, qui sempre a Lago Maggiore ieri sera, grandissimo pilota. Fatuschi, buonasera, Sir Luca 34 e tiene sui punti, quindi grazie mille al nostro Perfetto. vice press, sempre pronto dal retro bottega a fettare salame e mangiare schiacciata che quando la tagli fa bada come la fuma, ragazzi. Nathan, ciao raga. Device, ciao a tutti, al nostro Davis. Intanto vediamo che siamo praticamente all'inizio dei giri lanciati. Vediamo chi rientra e chi no. Ricky rientra, Sir Esatto. Luca rientra, Joker rientra, Tony invece continua, continua anche Speedy, continua Marco, si rientra Gismondi, rientra Santoro, rientra anche Niccolò Santoro, scusa,
i cugini Santoro rientrano in coppia. Continuano la Maluca e Bovanto e rientra in insomma dietro nello sfondo si vedeva Carlo Magno rientrare. Quindi allora, dimmi. 5 sono andati dritto, rimanente sono rientrati tutti. Io ti dico una cosa, che con l'ingresso di Sir Luca qua diventa una guerra, eh? Eh sì, perché mio. Sir Luca è molto bravo e si aggiunge anche ai piloti, anzi al pilota, ai due piloti, mettiamola così, che abbiamo visto ieri sera in azione, diciamo anche i nomi, Fuffi e Vincenzone, sì. Che sono, si vede chiaramente che sono fuori categoria, quindi Sir Luca dà una sprizzata di competitività in più, essendo anche lui facente parte di questa piccola cerchia ristretta di piloti sovrumani per la categoria rookie. Quindi io, Longo, mi aspetto veramente delle grandi battaglie con l'aggiunta del soldato Sir Luca. Che si ne dici? Sticella, sticella con Sir Luca. Esattamente. Intanto Tonimons con la sua M6 livrea molto 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 carina, con una bella scritta boss sull'alettone per far capire chi vuole comandare il campionato e chi lo sta comandando in questo momento, perché è il, diciamo, il condottiero in testa alla classifica del girone expert. Speedy con scritto non missile. Attenzione Speedy, sciupa il giro lanciato, quindi dovrà ritentare quello successivo. Peccato Marco con la Lexus del generale lì, che oddio, attenzione, monta sul cordolo, fai piano caro Marco. La Maluca che segue, vediamo Tony come chiude il giro, il suo primo giro lanciato con la sua M6. 1.55.7 Speedy, 1.57.5, 1.57.8 per Marco, gran giro anche per Marco. Vediamo la Maluca con la RX Vision, secondo, 1.57.2, un secondo e 5 da Tony. Ma che giro di Tony, ragazzi. Tony, tanto visto la Maluca in derapata. Aragorn, 1.56.7, che scalza la Maluca, si mette in seconda posizione. Vediamo se Speedy riuscirà a riprendersi oppure no. Intanto Bobanto che arriva sul traguardo. Vediamo cosa dice il cronometro. Erroraccio per lui, 2.19. Peccato, vediamo Carlo Magno che sta arrivando per iniziare il suo giro lanciato. Quindi aspettiamo. Ricky ha già iniziato il giro lanciato, anche Sir Luca, anche Joker e anche i cugini Santoro, anche la new entry di Damiano Gismondi. Vediamo come si svilupperà la loro qualifica. Intanto Tony nel suo secondo giro lanciato, in questo momento scade il tempo, quindi chi non ha tagliato il traguardo, peggio per lui, ma credo abbiano tagliato tutti. Intanto saluto Yuki, buonasera a tutti, ciao bella regia, ciao bellissimo. Un saluto anche ciao. A te, salutiamo il press. Eria Killer, buonasera bro, buonasera bro anche a te. il press è rimasto sempre sul meme del nostro Bruce, che voglio ringraziare, oggi ci siamo sentiti, quindi lo ringrazio per l'aiuto, per il consiglio che mi ha dispensato, quindi ma guarda, se dovevo dire io dispensato ero ancora qua all'una. Ma infatti ma l'hai visto come l'ho fatto scivolare, sì, perché gli spelling che hai fatto, ragazzi. Mi si sono intrecciati quei pochi neuroni che mi sono rimasti. Attenzione, Tony sta ritornando di nuovo sul rettilineo finale per tagliare. Attenzione, due ruote sull'erba, arriva, festeggia primo. Vediamo Speedy cosa combina, niente, rimane quarto Speedy, peccato Aragorn che in questo momento è in seconda posizione. Vediamo se migliora oppure no. Davanti Sir Luca che gli dà un po' di scia. Vediamo Sir Luca come taglia il traguardo. Sir Luca quarto, Aragorn rimane secondo. Vediamo se Joker balza terzo, incredibile. Bravo, vediamo Joker. Alessandro Santoro, Riccolo Santoro. Attenzione, Gismondi. Ma che giro ha fatto Gismondi? Incredibile. Da niente, dalle retrovie, non si fa vedere. Sferza l'attacco all'ultimo secondo, all'ultimo millesimo di secondo. Piazza la sua Lexus in prima posizione. Ma che 55-1. Giro 55-1, è sul 54 Longo. Incredibile. Porca mamma mia. Tanta roba. Che manico questo ragazzo, che manico. Dici incredibile. Che ce lo portiamo. Ma vediamo, vediamo, perché sai, sul giro secco sei bravo, anche. Ma vediamo se sul passo gara
c'è del potenziale. Vedremo. Dopo la prima gara ti dico, c'è da migliorare, ma le basi ci sono tutte. Per questo a new entry, per il nuovo arrivato in casa, Lupo Racing Team, Damiano Gismondi, qualcuno ha detto la punta di diamante. Vediamo se riuscirà a plasmarsi realmente. Eh sì, perché è molto giovane, 18, quindi 18 è molto 18. Giovane. Potrebbe essere mio figlio. Sì, praticamente. Non è che ci corre tanto con tua figlia, No. Vabbè, sono 6 anni, quindi direi. Sì, sì. Stiamo aspettando che arrivi Ricky. Intanto Bobanto, il 12esimo, Marco 11esimo, seguito da Speedy che crolla in 10ª posizione. Ricky non ce la fa, scaduto il tempo, quindi peccato per lui. Però guardiamo la classifica, perché carta canta, Damiano Gismondi che spiazza un 55-1 stellare, incredibile per la categoria, quindi anche qui si ritorna a fare gli stessi discorsi. Siamo sicuri che è da categoria il nostro Damiano? Lo vedremo. Intanto segue Tony con il suo 55-7, 6 decimi di distacco tra lui e la testa della classifica dal pole sitter. Carlo Magno in terza posizione, che tira fuori un giro stellare, si piazza in terza posizione con la sua 911. Aragorn, che era secondo, si piazza quarto. Grande spolvero anche lui. I cugini Santoro, Alessandro e Nicolò rispettivamente quinto e sesto, Joker in settima, anche lui con la 911. La Manuca in ottava posizione con la RX Vision, Sir Luca in nona, che ci delude un po', perché noi ci aspettavamo qualcosa di più, ma tanto farà sicuramente parlare di sé durante la gara, speriamo in positivo. Speedy che crolla miserabilmente in 10ª posizione, non si sa cosa sta succedendo. E io ti dico la verità, questa scelta dell'auto un po' gnegne. È due gare che sceglie auto che non mi aspetto, quindi Vediamo. Magari anche lui in gara ci potrà sorprendere, mettiamola così. Marco in 11ª posizione con il generale Lee, che si è spostato in Asia e ha preso la Lexus invece del Dodge. Bobanto 12ª posizione per lui con la Supra, e Ricky che non riesce a girare, quindi non riesce a stampare il tempo. 13ª posizione per lui. Sta per iniziare la gara, quindi ti chiedo, Longo, me lo vuoi mandare il messaggio? Ah, aspetta, è vero, scusa. Cioè io aspetto il messaggio, perché oramai è diventato rito, è diventato consuetudine vedere che ti scrivo. Esatto. Allora, stasera la voglio provare così la partenza. Vediamo, si vede un po' meglio. Allora, si accendono i semafori. Attenzione, alza le gire del motore qui a Lago Maggiore per la categoria Expert. Si parte adesso, in questo momento. Parte molto bene Damiano, parte molto bene Alessandro Santoro. Sta scalzando Tonimos per la seconda posizione. Vediamo come fanno curva 1. Attenzione, piccolo contatto, Damiano larghissimo. Attenzione, molto largo Damiano. E Alessandro Santoro è anche lui largo, si perde un po' di posizioni Tonimos. In seconda si gira dietro Marco. Attenzione, il generale lì si gira e si accascia. E dopo curva 1, Damiano che è sempre in posizione dietro, vedo un po' di parapiglia, vedo Aragorn che perde tante posizioni e viene incalzato da Speedy. Intanto vediamo come si sviluppa la classifica. Alessandro Santoro, Riccardo Santoro, Carlo Magno, la Maluca che sale in sesta, Joker in settima, Speedy guadagna 3 posizioni, arriva in ottava. Aragorn che crolla e finisce in nona, Ricky decima, ne guadagna 3, Sir Luca che deve aver fatto qualcosa, deve aver avuto un contatto in 11esima, e Bobanto in 12esima con Marco che chiude la fila. I primi due iniziano subito. Sì, se ne stanno dando di santa ragione, perché Tony non aspetta, non si rilassa e anzi attacca subito la preda. Attenzione, sorpasso all'interno per Damiano, eseguito alla perfezione, si riprende la prima posizione. Vediamo i cugini Santoro che fanno una sorta di trenino e si spingono l'un l'altro per risalire, tutte e due con la Renault. Ma che razza di accelerazione ha quella macchina? Sì, incredibile, è al pari della RCZ, direi. Sono partiti a fionda.
Sì, letteralmente a fiodo. Attenzione, Bobanto, mezzo secondo di penalità. Marco sempre molto indietro rispetto al gruppo. E ti dirò che quindi stasera ce ne abbiamo tre di Renault, Quindi sì, sì. Quindi scelta sì. particolare. Aragorn, ma... l'ha persa Aragorn. No, dov'è, no. dov'è Aragorn? No, porca. Peccato. E viene riposizionato anche dal gioco, peccato per lui. Perché era partito anche abbastanza bene. Si è fatto valere in qualifica, ma credo sia anche la gommatura, perché ho visto è partito con una gomma molto dura, No, è ancora morbide. Infatti. No, no, mi sono confuso. Morbida. Mi sono confuso con Marco, scusami. Perché ho tirato giù veloce e mi sembrava aver visto le dure. Non so. Tony nelle ultime tre curve ha dato più baci a Gismondi che alla sua fidanzata, secondo me. Una cosa incredibile. Ma infatti, secondo me, è anche per quello che ha questa sorta di problemi, come dice lui. Come se Luca... Qui i problemi li facciamo in pista perché le fidanzate sono gelose, quindi basta pacetti, ragazzi. Comunque, cosa... Ha fatto un solco. Eh sì, perché siamo già a 4 secondi tra i primi due, stanno viaggiando come i razzi, letteralmente. Ti stavo dicendo fucsia di Santoro, ma il secondo giro sono fucsia tutti, comunque, nessun problema. Mi viene a mente un meme che è stato fatto durante un allenamento con, non so se era Zac o chi, che disse: ragazzi, sono viola, ma sono viola anch'io, viola in tutti i settori. Sì, è vero. Incredibile. Intanto Joker, che risale in quinta posizione, sta andando alla caccia dei cugini Santoro. Anche la Maluca ha guadagnato diverse posizioni, se non erro, con questa livrea bellissima della RX Vision. Ricky, che si è ripreso la grande, Longo. Che mi dici di Ricky, che parte in tredicesima e già in settima? Settima, sì. Bel recupero. Sì. Mezzo al parapiglia, lui è passato. Faccio notare che i due Santoro tengono botta Joker con una mescola diversa. Sì. O Joker è dietro, si è messo dietro a far full saving. Ma gli è arrivato sotto adesso, scusami, Longo. Perché Joker gli è arrivato sotto. Sta provando a prendersi alla quarta posizione su Nicolò Santoro. Vediamo. Entriamo in macchina con Joker. Entriamo un attimino in macchina con lui. Intanto dietro, attenzione, Speedy. Ah, toccatina con Ricky, che balza. Rimane in sesta posizione, scusate. Invece Speedy rimane in ottava. Avevo visto un po' di parapiglia, mi sembrava avesse superato. Intanto Nicolò Santoro si vede sovrastare da Joker, che in un 1-2 arriva anche sotto Alessandro Santoro. Entra un po' più largo, ma esce un po' più veloce. Sì, infatti Nicolò molla leggermente, anche Alessandro. Guarda, Joker ci prova all'esterno, toccatina, lo fa rimanere dietro, gli dice: fermo lì, non ti faccio passare, nemmeno se mi butti fuori, anzi, se mi butti fuori magari passi, però va bene così, cerca di non farlo. Vediamo dal retrovisore Nicolò Santoro che si avvicina a sua volta nel posteriore di Joker, rimangono tutti molto attaccati, esce molto stretto, Alessandro Santoro protegge in uscita e cerca di non far passare la 911 marchiata Joker, livrea Joker. Però attenzione, Joker largo, lo sto dicendo troppe volte, arriva largo, tocchiccia un po' il muro, perde qualche decimo ma leggerissimo rispetto ad Alessandro. Spidi anche sulla, se Maluca intanto sì, scusami, è passato Speedy, è riuscito a passare con il suo Renault. E si mette alla caccia di Ricky, che in questo momento Ricky guadagna. Occhio, sì, perché sta guadagnando, ha guadagnato dalla battaglia tra Speedy e la Maluca, ma si sta facendo sotto anche su Nicolò Santoro. Intanto Joker passa Alessandro, incredibilmente protegge l'interno Joker e tutto esterno Alessandro Santoro. Vediamo se prova l'incrocio qui al tornantino, ma non credo, perché la Porsche ha una trazione incredibile. Infatti ora i due cugini si trovano fianco a fianco a dover lottare per non perdere altre posizioni, anche da Ricky, che tanta roba. Attenzione Speedy, sì, sta tornando anche Speedy, sta tornando Ricky, stanno tornando tutti. Anche questa, secondo me, Longo, sarà una grande gara. Sono in otto, è in un secondo. Sì,
Io ti dico, se la gara 1 dei rookie è stata molto lineare, l'ho visto. Mamma. Se gara 1 dei rookie è stata lineare, questa è tutto l'opposto, eh. Esatto. Bravo Ricky. Oh Ricky, attenzione, mamma Bravo, mia che Ricky. Sorpasso. Ma no, cede Nicolò, non può tenere la traiettoria, ma Ricky, mamma mia che gara, ragazzi. Che gara e che garra questa sera. Però penalità. Prende mezzo, ai 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 ai. Come dice Dino, ai 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 ai. Ragazzi, incredibile. Incredibile qui al Lago Maggiore. Davanti sono sempre a mezzo secondo, No, tranquilli. Ma io ti voglio far vedere il gap di queste due bestie. Secondi. Di queste bestie. Secondi. Cioè, hanno la stessa gommatura di Joker, che ahimè, va bene. Lui ha dovuto lottare per essere in terza, però. Insomma. Sono gli unici che girano in 56. Eh sì. No, anche perché Longo, considera che i due si sono smarcati fin da subito, si sono tolti dal traffico. Cioè, qui abbiamo 55,9 con la media. On fire proprio, eh. Eh sì, eh sì. È da Legend, questo ritmo, Proprio ritmo da Legend. Ti dirò che è cambiata molto la classifica in 5 giri, dal terzo in giù è veramente cambiata tanto. Intanto Speedy è in quinta e guarda dov'è, è proprio sotto gli scarichi di Alessandro Santoro. Ricky, mezzo secondo di penalità di nuovo. Di nuovo. Porca mannaggia vacca. Te Ricky. E infatti crolla in nona. Incredibile. Ha ascoltato la prima e ne ha un'altra. Mannaggia, mannaggia te. Mannaggia te, attenzione Speedy, mamma mia, derapata qui a Lago Maggiore. Ma anche Alessandro Santoro esce male, infatti Speedy si fa vedere all'interno. Prende tutto l'interno per la sua maggiore velocità con la sua RS. Attenzione, derapa leggermente, infatti esce largo e guarda Alessandro Santoro. Si riprende la quarta, vediamo come arrivano qui a questa S molto pericolosa. Entriamo dentro all'auto di Speedy, perché dietro c'è un po' di spazio. Quindi lasciamoli stare un attimino, seguiamo intanto Speedy che sta cercando di prendere Alessandro Santoro. E infatti Speedy, guarda, sta sgomitando, va tutto largo per evitare collisioni, tamponamenti che rischierebbero di far finire la gara sua e quella di Alessandro. E intanto dietro tutto tace, davanti in solitaria Joker che se la canta e se la suona. Intanto Speedy cerca di uscire più stretto, infatti guarda come esce, mamma, velocissimo su Alessandro Santoro, che esce molto piano rispetto al Renault verde foresta di Speedy, con scritto non missile, ma secondo me ci deve scrivere missile e basta, perché Speedy sta guidando veramente come un missile. Ah, attenzione, largo Speedy con le gomme sporche e ne riapprofitta Alessandro Santoro, che si porta all'interno. Ma vediamo come esce la Speedy, che ha più velocità, e vediamo se affianca ancora una volta, ma questa in due è difficile da fare. Vediamo se si fa vedere all'interno oppure aspetta fino al rettilineo finale. Aspetta, ma rallenta tantissimo Alessandro Santoro, che non capisco perché abbia rallentato così tanto. Ma intanto sono side by side, come si dice in America, sono fianco a fianco. Vediamo come fanno curva 1. Speedy si prende tutto l'interno, Alessandro deve cedere perché non riesce a proteggere. Intanto Speedy si riprende la quarta, però mamma mia, se ne stanno dando di santa ragione Longo questi due, sì, cioè guarda. Se non riesco a fermarmi, cioè se continuo a commentare loro. Alessandro ha il doppio di benzina rispetto a Speedy, è in full saving Alessandro rispetto a Speedy, ma anche Nicolò ha messo molto bene di benzina, sì. La Maluca, ovviamente si sa che l'RX va a contagocce, letteralmente va con le gocce, non va come le altre, tanta benza, Eh sì, perché anche lui è in una situazione in cui intanto rientra Aragorn, scusami, molto distanziato dagli altri. Io ti direi che i primi due non sono messi bene con la benzina, specialmente Tony Mons. Joker, no, nella sua posizione, non avendo nessuno dietro e nessuno davanti, si può permettere di rilassare. Come? Dietro Gismondi, Tony dietro Gismondi è lì. Li vediamo. È lì. È lì, eccolo. Damiano esce leggermente largo, la perde. Vediamo come fa anche questa curva, perché abbiamo visto Speedy uscire molto largo. Infatti guarda, la traiettoria è leggermente larga per lui, avendo le gomme un po' sporcaccine. Quindi ancora tocca al verde, però niente, nessun problema. Tony, che vediamo se ne approfitta oppure no, se riesce a lasciare un po' di solco tra lui e Tony Damiano, box. E rientra ai box.
Quindi Gismondi continua, Gismondi prova l'overcut, vediamo se riuscirà a sopravanzare al giro successivo Tony, se ne approfitta, vediamo se Joker rientra, credo proprio di no, che possa tirare. Occhio che Speedy va verso Joker, eh. Eh sì, intanto rientra anche Joker, scusami, Speedy sì. Allunga anche lui, Alessandro Santoro continua, Nicolò Santoro continua, Lama Luca, tutti continuano. Quindi diciamo che è più un undercut dei due piloti. Cioè di Tony dura, che mette le dure. E anche credo anche Joker metta le dure, sai. Vediamo. Quindi singola sosta, singola sosta. Con le morbide non li fai. Sì. Intermedia, attenzione! Sbaglia Joker! Incredibile! Sbaglia! La gomma infatti si vede, no. Non riesce a tenere l'auto in pista. Ma cosa sta succedendo? Errore dei meccanici della Porsche di Joker che montano, sbagliano la mescola, tirano giù la mescola sbagliata dal carrello dei pneumatici e montano le intermedie. Ma che disastro per Joker, che vede la sua gara completamente rovinata da questo errore incredibile. Incredibile, ragazzi. Non gliene va dritta una. Io non so se magari la tensione della gara gli fa scollegare il cervello, incredibile. So, peccato. Che avuti scherzi quella. Sì, ma perché stava andando anche bene, cioè seriamente era riuscito a prendersi la terza, a farsela sua, a metterla in cassaforte. Era comodo. Era molto comodo. Aveva tutte le carte in regola per arrivare in top 3. Peccato, veramente peccato. Intanto Gismondi arriva nell'ultima curva prima dell'ingresso ai box. Vediamo come entra, con quanta percentuale di carburante. Il 6, vediamo Speedy che anche a sua volta deve rientrare con pochissima benzina. Perderà tante posizioni anche lui, perché Nicolò Santoro ne è messo molto meglio. È messo molto bene anche Alessandro Santoro. È messo benissimo la Maluca, che tirerà avanti ancora per altri giri sicuramente. Che si sa che la RX Vision magari consuma di pneumatici, ma il carburante è molto 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 parsimoniosa come auto. Intanto bella Tony dei cugini, bella sì, strategia questa. Intanto Carlo Maio sale in quarta posizione, ma dovrà rientrare nel prossimo giro. Tony attenzione, leggermente largo, e guarda dov'è, è sempre lì, sono sempre lì i due ragazzi. Sono entrati come è entrato Damiano, erano vicini, sono vicini anche quando è uscito adesso Damiano. Quindi che passo di tutte e due. Damiano ha fatto il pieno anche. Vedremo se gli servirà tutto o meno, ma secondo me Joker non si è accorto delle gomme. Dici? No, vuole arrivare al decimo, a sto punto arriva al decimo e mette le morbide. Probabilmente. Peccato. Sì, peccato davvero. Speedy, Speedy riesce in nona posizione, quindi esce dai box in nona posizione, se Luca è in settima. Intanto i due che sono in sesta e quinta posizione, guarda, mamma. Tony, mamma mia, attaccato agli scarichi letteralmente con il Vinavil, con l'attack sugli scarichi della Lexus di Damiano Gismondi. Vediamo se tenterà il sorpasso. Però ci prova, si fa vedere all'interno. Vediamo se sfrutterà tutto il tracciato. Infatti prende tutto l'interno. E che sorpasso di Tony, che sorpasso di Tony, ragazzi. Mamma, che spinata che gli ha tirato l'uscita. Ma sono sempre lì attaccati, Longo, non si scollano questi semenano, ragazzi. Leggermente largo Gismondi, vediamo come fa questa curva, prova a farsi vedere all'interno, però esce molto largo. Tony molto uscito, quindi guadagna un po' di metri rispetto alla Lexus di Damiano Gismondi, che ha anche un po' le ruote leggermente sporche, ma non perde il contatto, leggermente larghino, diciamo così, però è sempre lì. La Maluca dentro, Carlo Magno, vediamo Tony, mamma mia ragazzi, fatemi andare su. Quindi Tony e Damiano ritornano in prima e seconda posizione. Vediamo Speedy se riuscirà a guadagnare qualche posizione oppure no. Intanto Carlo Magno con lo zero, incredibile. Sta passando Speedy, vediamo quante posizioni guadagna, se riesce a arrivare fino alla terza oppure no. E io ti direi proprio di sì, perché esce Sir Luca in questo momento, che si scorda di fare benzina.
Incredibile, ragazzi, ma cosa succede stasera? Cosa sta succedendo ai meccanici? Cosa succede alla guida di queste auto, ragazzi? Sveglia, 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 perché Sir Luca non ha fatto benzina ed è praticamente in riserva piena. Si farà un giro completamente ad auto spenta. La Maluca col full series che ha fatto, ha passato due cugini Santoro e box. Tutti eh sì, perché l'ho detto. È rimasto senza benzina la Maluca. No, chi è? Sir Luca, Sir Luca. Porca. Non ho parole, ragazzi. Qui sta succedendo di tutto. Rimane ora senza benzina, eh. Se non è ora, le prossime curve rimane senza. Intanto Speedy in terza, eh. Sì. Speedy ha fatto una grande strategia. Io, ragazzi, vi direi che tra un po' ci sarà da tirar fuori l'MVP. Non adesso, aspettiamo altri 3 o 4 giri, ma ci siamo, eh. Io ti dico che il messaggio che ti ho scritto, sì, l'ho cannato di brutto. Che non ho manco visto, Non... Sei visto adesso. Mamma mia. Mamma mia, stasera l'hai cannato. Marco che crasha e quindi abbandona gara 1. Peccato. Marco che si vede cadere la connessione incredibilmente. Intanto Sir Luca mi sa che... Oh, Sir Luca ancora non l'ha finita, è la finita adesso. Incredibile. Riesce ad arrivare box, secondo me, con la velocità anche abbastanza costante, però viene sorpassato da tutti. Ah, effettivamente con le gomme. Ok, benissimo. Dov'è Joker? Ok, però crolla in undicesima. Non poteva fare altro. Non poteva fare altro, peccato. Aragorn che veleggia da solo in ultima posizione a un minuto netto dalla testa della classifica, che vede Tony Mons che guadagna qualcosina, Longo. Siamo sul secondo netto, sta calando leggermente, ma c'è il secondo di distacco da Damiano Gismondi. Speed in terza, la Maluca. Che strategia, ragazzi, di la Maluca in quarta posizione. Nicolò Santoro che si vede soffiare la posizione proprio dalla Mazda. Di fronte a lui in quinta, Alessandro Santoro un po' più lontano, disperso in sesta posizione, Ricky in settima, Bobanto che è in ottava e viene raggiunto da Carlo Magno. Si fa vedere all'esterno, prova l'incrocio, non si avvicina, quindi niente da fare. Abbiamo già detto Joker, Argor e Sir Luca che rientra, anzi esce in questo momento dai box con il carburante e la gomma sempre in media sulla Maluca. Vediamo se riuscirà a passare Nicolò Santoro sulla Maluca. Sono molto vicini, entriamo in macchina con Nicolò. Prende tutta la scia, si mette all'esterno, si accoda, non tenta il sorpasso, cerca l'errore da parte della Maluca. Attenzione, toccatina tra i due e ci rimette proprio Nicolò Santoro che rallenta. La Maluca invece ne approfitta e allunga leggermente sulla Renault in quinta posizione. Quindi niente da fare per il momento. E che dici? Iniziamo a chiedere ai ragazzi l'MVP di serata? Allora, per me Speedy, perché era decimo ed è terzo. Eh sì. Per il momento. Io ti direi o Speedy o la Maluca, dipende come finiscono la loro gara. Ti prende il gradino? Sì, allora ci sono... La Maluca era quinto, quindi è quarto, ma Speedy partiva decimo, nono, adesso non ricordo, ma ne ha passati un bel po'. Mi dispiace per Ricky, quei due pianeta lì hanno tagliato le gambe. Eh sì. Quindi direi che va bene, noi riserviamoci il voto alla fine, ma sì, sì, teniamoci come buono Speedy. Anche perché ti dirò che il gap tra i due sta aumentando, quindi Speedy sta iniziando a spingere e non credo che la Maluca riuscirà a raggiungerlo. Al netto del carburante, che è praticamente uguale. Intanto Nicolò si fa rivedere sotto. Eccolo che viene su. È appiccicato, ci prova qui all'S. Vediamo se attenzione, la perde Nicolò Santoro, la tiene in pista incredibilmente. E ti dirò, rientra Alessandro però, diciamo che è andata bene nel contatto, perché nessuno dei due ha perso la vettura e non hanno perso nemmeno tanto tempo, quindi meglio così
Però lì il sorpasso, ragazzi, occhio, perché è molto rischioso. Bisogna farlo alla perfezione. Tanto Alessandro, eh sì, tanto Alessandro si fa vedere all'interno di Nicolò, ma ci prova, non ce la fa, è troppo lento, non riesce a farla bene questa curva, questo tornante. Infatti si riallontana parecchio, vediamo che Nicolò non ci sta, continua a tampinare, a rompere le scatole alla Maluca, che vuole a tutti i costi questa quarta posizione. Vediamo se ci riuscirà oppure no. Intanto leggermente largo la Maluca, molto più cucito invece Nicolò Santoro, ma esce leggermente largo anche lui, perde qualcosina, infatti allunga la Maluca e mezzo secondo di penalità. Ai 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 ai. E si ritorna lì Longo. Io prima l'ho detto, sull'hot lap puoi essere fortissimo, ma il passo gara è quello che conta, perché puoi essere primo e partire primo dai 10 secondi agli altri, ma in gara poi c'è da vedere, c'è da fare i conti con non un giro, ma insomma diversi giri. Quindi c'è da fare i conti con la propria autonomia in gara. E Damiano, secondo me, ne deve mangiare ancora di pasta. Ah, sì. Diciamo che ha un buon inizio, ma deve migliorare lì molto. Intanto ottimo suggerimento, scusami, di Fuffi. Sì. Che ci scrive: occhio alla benza di Tony. No, occhio alla benza di Tony. Che ne pensi? Che Fuffi ci ha visto lungo, non l'avevo neanche ancora notata io. È messo, non è messo bene, considerando anche il distacco. Vediamo, vediamo, perché Speedy sta rientrando piano piano, quindi no. Vediamo la Maluca sempre in quarta, un po' più distanziato Nicolò questo giro, quindi non ci proverà sicuramente. Tony va in riserva, mamma mia. Aia. Messo male. Entra male. Adesso entra adesso? Allora aveva ragione Gismondi. 3 secondi di penalità per Bobanto, evidentemente taglia la linea dei box durante il pit stop. Joker in nona, Ricky in ottava, Carlo Magno in settima, Alessandro Santoro sempre sesto, sempre quinto Nicolò Santoro, quarto la Maluca, terzo Speedy che si prende la seconda posizione, e Damiano che con un'ottima strategia, mi devo rimangiare le parole di prima, però è anche vero, ragazzi, dietro la Maluca. Non male. No, anche perché non ne ha messa tanta, quindi no. Però vediamo. Ne ha messa troppa per fare 3 giri. No, invece sì, ho visto male. Però guarda, è già sotto la Maluca, sì. Vuoi vedere che si prende la seconda? Non voglio di niente, ragazzi, non voglio di niente. Intanto continuano a fioccare gli MVP Speedy sulla chat del nostro canale Twitch. Io non lo ricordo mai, mi scordo sempre di dirlo, ma per chi ci sta seguendo e non è diciamo avvezzo a questi tipi di eventi, se volete riguardarvi le gare abbiamo il canale YouTube Lupo Racing Team, canale ufficiale del team, dove ricarichiamo tutte le gare presenti e passate, non quelle future perché quelle devono ancora avvenire, però tutte le gare di questo campionato, degli scorsi campionati, le trovate lì sul canale Lupo Racing su YouTube. Intanto Tony Mons, che è sotto a Speedy, se lo va a riprendere adesso, sì, e vuoi vedere, no. Vuoi vedere che comunque vada, ma là recupera una bella batosta, asciuga un bel bucato il nostro Tony. Diciamo che nell'errore mette un cerotto. Sono sì. Sempre 2 punti, giro veloce. Esatto, vediamo. Ma Speedy mica gliela dà una vinta facile, non ti preoccupare. Quello assolutamente no, però potrebbe. Speedy rientra. No. Speedy rientra, incredibile. No, ma cosa sta succedendo, Longo? Ma cosa succede stasera? Ma è veramente i benzinai sono tutti all'open bar,
Ma non erano in sciopero quelli delle ferrovie, anche i benzinai erano in sciopero. Mi sa proprio di sì, mi sa proprio di sì, caro Longo. Perché Speedy a questi punti se lo merita l'MVP? No, io lo do la maluca a sto punto. Ma sì, vediamo. Va bene, vediamo cosa dicono da casa. Va bene. Tony è sotto di 4 decimi, eh? Sì. Farà sicuramente, secondo me non arriva al 54, ma siamo lì, eh. Stavo guardando Gismondi con la benzina che ha, dovrebbe farcela in teoria. Sì, cambia sì, anche basso. Ce l'ha sì. in mano, eh. Sì, 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 la gara ce l'ha in mano, specifichiamo sì. perché. Sì, ok, va bene. 4 decimi di vantaggio al secondo settore per Tony Mons, che cercherà di prendersi anche il punticino addizionale. Ragazzi da casa, rivedete un attimo le vostre scelte, oppure no, se volete lasciare comunque Speedy, fate pure, però secondo me a questi punti... Attenzione! La Maluca! Attenzione! Erroraggio della Maluca che chiude la porta di Colò, che però passa! Che brutta scelta all'esterno. Mamma mia, madre de Dios! Qui a Lago Maggiore, attenzione, ancora largo, la perde la Maluca, che prende anche danno all'anteriore. E quindi vediamo se Alessandro Santoro ne approfitta, se si avvicina un po', oppure no, vediamo. Il gap è molto ampio, quindi non credo riuscirà a farsi sotto rispetto alla Mazda in quarta posizione, però perde la posizione su Nicolò Santoro, che si prende la terza. Intanto Tony Mons 1:55.7, quindi si prende il giro veloce per questa gara, per gara 1 qui a Lago Maggiore in Italia, a casa nostra. Damiano che con la benzina ci è andato giusto, i benzinai di Damiano della sua Lexus hanno fatto il loro dovere, almeno i loro. Li pagano per quello, ho detto questo, Fuffi dice Santoro Nicolò MVP, e sarà molto battagliato sto MVP, non saprei chi dargliela. Ma sai che sono combattuto anch'io, eh? Pure io. Cioè tra Tony Nicolò e la Maluca, chi la dai? Tanto Gismondi. Ma allora, per lo sviluppo della gara ti direi a questi punti Nicolò Santoro. Ma io invece lo darei alla Maluca, per dirti, perché comunque ma è sempre, sai, rimasto lì, eh. È sempre ma pure Nicolò partiva quinto. Cioè, son lì loro due. Cioè, vabbè, dai, mettiamola così, al netto dell'ordine d'arrivo Nicolò è terzo, la Maluca è quarto. Quindi vabbè, dai, facciamo vediamo. Decidere da casa. Tutti bravi comunque a scrivere. No, quello assolutamente sì. Peccato per Aragorn. È sparito anche Sir Luca comunque, caro Longo. Perdonami, non l'abbiamo visto, ma è sparito anche Sir Luca. No. Eh sì, peccato. Intanto sta per arrivare sul traguardo il vincitore di gara 1 nel round 3 qui a Lago Maggiore. Sulle mani per Damiano Gismondi, che oscilla, festeggia questa vittoria incredibile per lui, da 12 secondi a Tony Mons, che per un errore incredibile di calcolo della benzina perde la prima posizione, ma si prende il punto del giro veloce. Arriva Nicolò Santoro, che con una gara eccelsa si prende il gradino più basso del podio. Arriva la Maluca quarto, Alta Alessandro Santoro quinto, Carlo Magno sesto con mezzo secondo di penalità. E in arrivo anche Speedy. Mannaggia a te, Speedy. Ma cosa mi combini in settima, veramente? Oh, attenzione! Longo! Speedy si prende il giro veloce! No! Incredibile! 1:55.5! Incredibile! Vediamo Ricky, che arriva sul traguardo! Ottava posizione per lui, Joker! Peccato, perché dalla terza crolla in nona posizione Bobanto, che non si è mai visto, ma si vede non è la sua gara questa, quindi decima posizione per lui. E Aragorn, peccato, ma peccato pure Aragorn, perché era partito veramente bene, scoppiato anche lui, è scoppiato un po' come diffidato ieri, stessa macchina, sì, tra l'altro. Infatti vai a leggere cosa ho scritto di lì in chat. Meeting con Winkelmann e i piloti della Lambo.
Io ti abbandono un secondo. Vai Ciao. pure, dai una mano a Ricky a fare la griglia invertita. Io intanto faccio vedere i ragazzi, anzi, tutti i ragazzi, ma intanto vediamo il nostro Damiano che festeggia con la pole position alla vittoria di gara 1 qui a Lago Maggiore. Facciamo vedere la classifica finale che recita Damiano Gismondi in prima posizione. Con 1,55,9 Tonimons in seconda posizione con il best lap 1,55,7, Nicolò Santoro in terza che recupera e si mette sul gradino più basso del podio. Lama Luca in quarta posizione con l'RX Vision che fa vedere un'ottima solidità con la sua strategia. Non perde tanto e non guadagna tanto, ma comunque è tra i top 5. Alessandro Santoro che fa compagnia a suo cugino in quinta posizione, Carlo Magno in sesta che prende un secondo di penalità sul tempo finale. Speedy invece che si prende il best lap, quindi un grande furto a fine gara, quindi grande astuzia per lui, ma strategia completamente sbagliata, una strategia che lo poteva portare letteralmente sul gradino più basso del podio, dove in questo momento siede Nicolò, invece ci poteva stare il nostro Giuseppe che con una valutazione errata del carburante si trova obbligato, è costretto a rientrare e a perdere tante posizioni. Ricky, anche lui che incredibilmente esplode e finisce in ottava posizione. Quindi gara buttata anche per lui, come il nostro Joker che per un errore di scelta della mescola deve rientrare. Bobanto in decima posizione, come già detto, secondo me gara che non è nelle sue corde. Ed Aragorn che chiude la gara in undicesima, molto distaccato anche lui, come diffidato ieri sera in gara 1 con la Lamborghini. La Lamborghini e questa pista non hanno tanto feeling e si è visto letteralmente sia ieri che questa sera. Sir Luca e Marco che chiudono penultimo e ultimo, peccato perché non hanno fatto vedere un granché, evidentemente anche per loro non è una pista che fa per loro, anche per loro non c'è tanto feeling con questa pista, però peccato perché questi due errori proprio di connessione li portano letteralmente fuori da questa gara, quindi aspettiamo che venga composta la griglia di partenza. Io intanto leggo qualche messaggio. Bravi tutti, raga, dice Idrico. Vedo tanti Speed MVP, però vediamo. Secondo me se lo meriterebbe Niccolò, però se i voti sono questi potremmo anche chiamare tutti e due. Così chiediamo anche a Speedy cosa è successo. Scateno, vogliono imitare me. Effettivamente Sir Luca ce l'ha fatta alla grande a imitarti, però la tua è stata più bella, perché è successa proprio all'ultimo giro. Pression, ciao carissimo, ciao Vital e a tutta la regia, buonasera anche a te, buonasera anche a Ziggy, Idrico, ciao, scusami, non ti ho salutato, ti ho letto il messaggio. Gianvito, buonasera, buonasera anche a te, buonasera a Dino. Vincenzone ci aveva visto lungo anche lui, secondo me deve fare un'altra sosta Tony, effettivamente ne ha fatto un'altra. C'era il free bar per i meccanici, l'abbiamo già detto, però fa sorridere questa cosa perché sembra che siano andati tutti al bar. Ziggy che scrive: ieri sera hanno fatto serate meccaniche, cine e disco. Sì, tipo la nostra sabato. Pari pari. Nathan, buonasera Nathan. Scrive: dai che la gruppo 2 ci faranno divertire. Sicuramente faranno anche perdere a me la voce. Chiaramente. Speedy che addirittura entra in chat e scrive: Nicolò MVP, strategia sbagliata. Medie medie, dovevo rientrare per forza. Eh sì, effettivamente. Però secondo me potevi gestirla molto meglio.
Intanto stiamo per comporre la griglia di partenza, anzi l'abbiamo letteralmente composta, quindi partiremo con Sir Luca, credo sarà ultimo, no, scusate perché Tony deve andare ultimo, quindi stanno finendo i preparativi. Intanto vi faccio rivedere la classifica finale di gara 1. Sì. Scusami, scusa Max, però io leggo, non mi ricordo, perdonami Max, ti chiedo scusa. Quindi ciao Max, sono con due account, sto guardando due live insieme, incredibile. Quindi sei multitasking, meglio per te Max, scusami ancora, imparerò che Nathan sei sempre te. Però vi lascio 10 secondi la classifica finale. Bevo qualcosa e ci sono. Intanto, ragazzi, si stanno scaldando per la partenza di gara 2. Abbiamo già visto una Lexus, una Honda. Oh, attenzione perché vediamo un GTR 500 mai visto, almeno credo. Un altro GTR anche per la Maluka Speedy che ritorna sulla casa giapponese, sulla Honda. Anche se Luca veste Honda, anche Aragorn uguale. Nicolò Santoro fa la stessa scelta. Non, niente, non è da meno Alessandro Santoro, anche Carlo Magno fa lo stesso, Ricky con la Lexus e Tony con la Lexus, quindi c'è una bella varietà di auto stasera. Vediamo se la griglia è stata composta oppure no. Ancora no, quindi vediamo perché ci deve essere qualche problemino. Quindi aspettiamo ancora un po'. Ricordiamo che non ci sarà solo questo appuntamento, ovviamente. Quindi ci saranno anche altre gare in questo campionato. E vi andrò a elencare, ovviamente, tutte le gare in questo momento. Vi elenco intanto la prossima che ci vedrà volare direttamente da casa nostra in Spagna. Perché saremo a Catalogna, configurazione senza chicane, quindi pista molto ostica anche quella. Ne vedremo veramente delle belle. E poi ci saranno delle piste molto succose avanti, non le dico, non le spoilero, perché è giusto lasciare un po' di suspense in questo campionato e per queste gare. Quindi vedremo un attimo come si svilupperanno tutti questi round su queste piste bellissime. Intanto Max scrive: vai Speedy, vedi di fare bene ora, nel dubbio accelera sempre. La mia livrea, vamos Speedy. E poi ci sarà l'amichevole il 30 ottobre con noi di Sikeros. Infatti ci stavo arrivando. Grazie mille per il lancio, caro Max. Perché, come già detto anche ieri sera, perché l'abbiamo già comunicato, ma possiamo già dire che il 30 di ottobre ci sarà l'amichevole tra Loop Racing Team e il Sikeros Racing Team direttamente sul circuito di Spa. Quindi ci vedremo lì 60 minuti di gara, un endurance incredibile dove vedrà scontrarsi i migliori piloti della Lupo e quelli dei Sikelos. Quindi vi aspettiamo, rimanete sintonizzati, attenzione, mamma mia, quanto si parcheggia in mezzo alla pista. Rimanete sintonizzati per questo fine ottobre perché ne vedremo veramente delle belle. Gismondi ha abbandonato, non vuole gareggiare. Ha descritto a 3 minuti, speriamo per voi che rientri, anche se so che vorreste che non gareggiasse, furbini, cari furbini. Ma perché ha abbandonato? No, ha scritto che ha chiesto se poteva avere 3 minuti di. Ma non devi abbandonare, santo che rifare tutta la griglia. Anche Nicolò ha abbandonato. Questa è una bella cosa. Sta rientrando Adesso voglio. Gismondi. Vediamo dove lo mettono adesso rientrando.
Allora, credo che lo rimetta dov'è, cioè dov'era. Lo spero, gli ho fatto venire i sudorini. Vediamo se si scrivono. Gli ho fatto venire i sudorini a Ricky mentre facevo la griglia. Allora, No, Nicolò Riga, come Santoro, undicesimo, infatti ha sbagliato. No. No, torna Longo, mi sa, eh. No, de devi spostare Tony Mons davanti, mi sa. devo ritornare di là. Dai, ritorna un attimo di là perché sennò qui si scombina tutto. Quindi ti lascio un par di minuti di... Arrivo, arrivo. Sì. Intanto aspettiamo che si ricomponga perfettamente la griglia di partenza, la griglia invertita, perché ricordiamo, cari amici da casa, per chi non è avvezzo a queste gare, che il campionato è composto da vari round che sono a loro volta composti da due manche, da due gare, mettiamola così, gara 1, gara 2, gara 1 con gruppo 3, gara 2 con gruppo 2 con griglia invertita. Quindi letteralmente tutta la classifica finale di gara 1 viene rovesciata e quindi il primo partirà ultimo e letteralmente l'ultimo partirà primo. Quindi detto questo, si brucia la grigliata, esattamente. Sì, si sta bruciando la grigliata, quindi fate veloce ragazzi perché io voglio mangiare. Max scrive, l'ho cercato io questo amichevole, quindi ti ringrazio per diciamo, l'idea, sperando che venga fuori un bellissimo evento. Io vi chiedo ragazzi se avete delle aspettative per questa gara 2, se volete già deliziarci con qualche pronostico su anche solo il vincitore o su una top 3 che io vi leggo nel mentre aspettiamo, fatemi leggere qualche pronostico bello succoso, vediamo se scegliete il pilota giusto oppure no. Intanto credo che sia stata sistemata la griglia di partenza. Max scrive Speedy Aragorn Sir Luca. Questa è una bella bet, è una bella scommessa. Dino scrive si è spenta la brace. Eh sì, oramai ragazzi ci mangiamo una roba carbonizzata e fredda. Quindi stasera va male. Peccato. Intanto sta per partire come comunica l'host della gara, il nostro Ricky. Sta per partire la seconda manche, gara 2, qui a Lago Maggiore. Intanto è tornato il buon Longo in cabina di regia. Sai che Si è bandiera? fumato una sigaretta, con calma. Ti ricordi la bandiera ce la faremo quando eravamo in lockdown? Ecco, l'ho Sì. tirata fuori. Andiamo. Effettivamente ce l'abbiamo fatta, Andiamo, va. Andiamo perché sono curioso di vedere gara 2. eh sì. Intanto mi hanno piazzato una scommessa, perché Max scrive Speedy Aragorn Sir Luca. L'ha tirata lui la gufata. Cavoli tuoi, Max. Zack scrive: controllate se Bobato ha la bocca aperta e gli occhi chiusi. Secondo me ce li ha. Infatti, parte in questo momento gara 2 qui al Lago Maggiore. È Vediamo che partito a partono fionda. tutti. È partito a fionda Bobanto con gli occhi chiusi e la bocca aperta. Si porta. No! Attenzione, Bobanto! Incredibile. Vediamo intanto Sir Luca dietro. Fa il vuoto. Attenzione, vedo largo anche Carlo Magno. Si gira Ricky. Attenzione, mamma mia, ragazzi, ma che sta succedendo? Si è girato, sono girati tutti, si è girato Carlo Magno, Bobanto e Ricky, che non riesce a Bobato rientrare in pista. aveva ancora gli occhi chiusi, Mi sa Bobato. proprio di sì. Incredibile, intanto Sir Luca si piazza, continua a rimanere in prima posizione, fa un bel vuoto su di sé, intanto Joker che solitamente in gara 2 fa vedere delle magie, si Non mette in dirlo. grande spolvero. Qui a Lago Maggiore proverà a giocare le sue carte, a giocare il Joker. Speedy in terza posizione.
Alessandro Santoro in quarta, Aragorn quinto, Gismondi in sesta posizione. Vediamo se riuscirà a risalire Lachino oppure no. Ti sta grattando il microfono lungo. Intanto Tony Mons in settima posizione, insidiato da Nicolò Santoro e da Lama Luca. Bellissima la livrea di Lama Luca. Carlo Magno in decima, Bomanto undicesima, Ricky dodicesima. Vediamo. Freccia a destra per Ricky. Cosa mi dici, caro Longo? Ha risolto? No. Arrivo subito a prendere un altro paio di cuffie, dai. No, ti sento. Mi senti bene adesso? Sì, ora sì. Ok. No, stava sgracchiando un attimino, ma... No, ora ti sento perfettamente. Perfetto. Stavo facendo notare prima che ci sono un paio di Nismo. Questa sera... Gli Isturi le avevano usate l'Enismo, se non sbaglio, in gara 2. Noi non mi pare. Beh, noi abbiamo fatto il monomarca in gara 2, Lexus. Ma sai che sarà lo stesso, secondo me. Ma l'Enismo è molto maneggevole. Pecca un po' di velocità, però. Non mi sembra. Scusa, perché prima le macchine non ho potute vederle. C'è qualcuno con Audi? No, non assolutamente no. Stasera no, non vediamo Audi. Audi. Esatto. Honda, Lexus e Nissan. Esatto. Ben distribuite anche. Eh sì. Esattamente. Tante Honda comunque. Tante sì, Honda. Tante Honda. E infatti, guarda, le prime quattro posizioni sono tutte Honda. Sì. Che abbiamo Gismondi, Joker, Speedy, Alessandro Santoro, Gismondi è con Lexus questa sera. Tony Mons, anche lui Lexus. Nissan per la Maluca. Honda per Aragorn. Honda per Carlo Magno. Lexus per Bomanto, Nicolò Santoro che crolla in undicesima, ha completamente l'auto spaccata nel posteriore, e Ricky con Lexus sempre in dodicesima posizione. Posso dirti che sono sempre più convinto che le prime due curve a grigliata invertita da Sudorini? Eh sì. Vedremo come si svilupperà questa gara 2. Intanto Joker insidiato da Speedy con questa livrea, con questa Sicilia stampata sul cofano. Bellissima, credo sia la livrea di Max, se non erro. Quindi sì. Grande livreista Max, complimenti, veramente belle. Sono belle, ti dirò, voglio spendere un gettone di amicizia, proprio uno, Le livree di Max, anche su quelle dei Cyclos, non sono male. Attenzione Speedy, mamma mia! L'ho chiamato Speedy, mamma mia! Però la tiene in qualche modo, rimane in quarta posizione, viene insidiato da Gismondi e si avvicina anche Tony. Restart no. 15 giri, ragazzi. Madonna. Me ne sono accorto adesso. Vabbè, rifacciamo la gara. Non mi sono dimenticato di 12 giri. Mea culpa, dobbiamo restartare. Vabbè, stasera va così, che te devo dire? Lo scrivo anch'io. No, non le posso dire in diretta, ma le sto pensando. Stanno uscendo tutti piano piano. È una tragedia stasera, Longo. Ma che te devo dire? Con la scusa che tanti da me non entrano, tanti di altri non entrano, cioè, dovrei trovare una soluzione lì. Dobbiamo veramente trovare la soluzione. Quindi adesso scrivo a Ricky che deve solo esclusivamente cambiare i giri, perché poi rimane tutto uguale. Vabbè, il bello della diretta, Vital. Sì, dai, mettiamolo così. T'ha mai crashato un CD? Dai, ti sarà successo anche a te. A voglia. Ma guarda, ti racconto questa. Succede spesso. Ci sono i due tasti, Q e Play. Se te mandi in play una canzone, se premi il Q ti stoppa la canzone letteralmente. Te la riporta all'inizio. È già successo, eh? È già risuccesso. Come quando vanno in errore i CDJ, a voglia, che devi spengere e riaccendere, che lì non puoi fare nulla. Ma io ne ho vista una diretta che è stata al finimondo, quando si è spento completamente tutto. Ma guarda che succede anche più grandi, No, ma lì sei stati fortunati che c'erano quattro ragazzi con i bonghi che hanno continuato. Aspetta che mi chiama Ricky, vado via un secondo. Vai pure. Intanto scusate ragazzi per...
È una battaglia questa live, letteralmente. Intanto scriviamo 12 al buon Ricky, diciamo a Santoro Alessandro di segnarsi. Anzi, no, diciamo a tutti, segnatevi. C'è scritto un'altra cosa, ma va bene. Tanto i ragazzi capiscono. E speriamo che rimetta tutto a posto come prima. Quindi, in teoria sì. Perfetto. Chi è che non si è segnato? Vediamo un po'. Allora, Tony, Carlo Magno. Segnate. Mamma mia. No, Hanno una seconda possibilità. anche perché ragazzi, qui arriviamo veramente lunghi lunghi. Stasera sì, purtroppo sì. Ci serve dell'azione questa cosa. Ok, sono tutti segnati, io direi che si può partire. Sì, io lo scrivo a Ricky e mi raccomando, andate piano. Allora, glielo scriviamo. Beh, scrivilo tu. E allora, io scriverei a Bobanto, apri gli occhi. Vabbè. Glielo ho scritto. Occhio a curva 1 E due. e 2. 2 non glielo posso scrivere. Però vabbè. Va bene, lo stesso, dai. Ormai è andata così questa sera. Pace a me. Piazziamoci sull'auto di Sir Luca, non si vede una mazza, quindi accendiamo tutto. Intanto sta per riscattare un'altra volta la partenza di gara 2 qui a Lago Maggiore. Piano ragazzi, per favore, ve lo chiedo per favore, cerchiamo di arrivare fino in fondo. Parte molto bene Aragorn, parte scommando Sir Luca che mantiene la posizione, dietro tutto a posto, attenzione, contatto tra Gismondi e Carlo Magno, tutti bravi, guarda come sono stati bravi, guarda, 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 guarda. Tutti bravi, Basta bravissimi. Hai scriverglielo. Oh, visto? Gismondi No, si è girato Gismondi, troppo. attenzione! Gismondi la Tutti perde bravi. incredibilmente! Tutti bravi, ragazzi, qui in Gufolandia i gufi volano e ululano qui a Lago Maggiore questa sera. Si sentono anche fin dalla cabina di regia, letteralmente ce l'abbiamo dentro i gufi. C'ero qua in fianco. C'è Oh, il gufo Bobanto, sulla aperto gli occhi, spalliera. eh. C'è il gufo sulla spalliera. Intanto si rivede la situazione di prima. Sir Luca, Aragorn, No, 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 no. Joker. Però Mamma, ho visto Tony girarsi, quasi. Esatto. intanto Bobanto ha aperto gli occhi, ha chiuso la bocca e ha iniziato a guidare. Benissimo. Alessandro Santoro in sesta, Nicolò il suo cugino in settima, Tony Monsu in ottava, la Maluca in nona, Carlo Magno in decimo, undicesimo Ricky e dodicesimo Gismondi sono praticamente scusate. Sono praticamente compagni di team, eh? Hanno la stessa livrea tutte e due. Joker, Joker, su Mamma mia, Aragorn, brella sul Joker! basso. Eh sì. Io Occhio a sono Speedy. curioso. Io sono curioso. Speedy su Aragorn, si prende la terza. Aragorn non può niente, attenzione dietro. Mamma mia, che trenino che ho visto. Nicolò Santoro che ha dietro letteralmente, scusate. Bobanto, Tony Mons all'esterno su Alessandro Santoro che sorpasso, Mamma. leggermente largo però la tiene incredibilmente, si mette dietro Nicolò Santoro, Alessandro scusami, che non può niente contro la maestosità del sorpasso di Tony Mons, ma la Maluca guarda, si prende con forza l'ottava posizione. Da una piccola sportellata Alessandro Santoro ovviamente al limite della decenza, guarda Carlo Magno. Mamma che frenata Carlo Magno! Incredibile! Su Ricky! Che sorpasso di Carlo Magno! Vediamo se ne approfitta Alessandro! Ne approfitta solo su Ricky e non su Carlo Magno che fa una staccatona incredibile! Vediamo questa curva Ricky, 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 Ricky! Su Alessandro! Mamma mia! Che rischio, che rischio! Intanto Gismondi. prende la posizione anche Gismondi! Crolla letteralmente da Alessandro Santoro che non ha più nessuno dietro! E a tutti Allora, davanti.
Io ho capito che con queste auto sbagli una curva, ti infilano in due. O a ogni curva, sì, a sì. ogni curva. Esatto. È una cosa fantastica, è bella e brutta allo stesso tempo. Fuffi scrive cucini da spettacolo, eh? Sì. Tanto Nicolò Santoro ha imparato una lezione, eh? Eh sì. Sta andando alla caccia di Joker. Oggi Nicolò mi scrive, sono un po' tintinnellante, che macchina prendere gruppo 3. Gruppo 2 l'ho provata poco, gli ho detto allora comincio a provare gruppo 2, perché se arranchi con la 3 poi con la 2 parti davanti e te la giochi. Penso che mi abbia ascoltato. Penso proprio di sì. Vediamo, io sono curioso di vedere Carlo Magno se ha imparato a fare una cosa oppure no. Poi nel caso, se ci avrò l'occasione, glielo chiederò in live. Però la situazione è questa: si riluca sempre in proposizione da ben 4 secondi e 4 a Joker, che si vede Nicolò Santoro a 8 decimi, Aragorn che insegue con Speedy alle calcagna, letteralmente prova il sorpasso, vediamo, prende tutto l'interno, Speedy ci prova e Aragorn resiste all'esterno, raga, che diventa interno. Mamma mia, Aragorn incredibile. Ma Speedy credo esca un po' più forte, infatti si prende la quarta posizione di forza. Incredibile sorpasso di Speedy. Intanto Tonimons si fa sotto su Aragorn, cerca di sorpassarlo, prende tutta la scia su di lui, vediamo se proverà la staccata in questo momento, infatti ci prova, è esterno, Aragorn non può niente, vediamo se Aragorn riuscirà a incrociare oppure no, ci prova, infatti guarda, sta provando a incrociare, ma la Lexus con una grande accelerazione si tiene la quinta posizione, il nostro Tony, il secondo arrivato di gara 1, cerca di prendersi la vittoria di gara 2 qui a Lago Maggiore, vediamo intanto Bovanto che continua ad avere gli occhi aperti, non chiude gli occhi, viene seguito dalla Maluca che ha mezzo secondo di ritardo, che sconta in questo momento, no, anzi scherzavo, perché lo sconterà quello dopo. Bella, bella battaglia tra i due piloti di carta. Attenzione, Gismondi su Carlo Magno, incredibile sorpasso di Gismondi al tornante. Davanti i due piloti di carta se le danno, eh. Eh sì, è su lì, è guerra, è guerra su guerra, sai, gioco, carta, qua non, nessuno vuol perdere. Esattamente, quindi è normale che l'agonismo ce l'hanno sia fuori che dentro alla play, mettiamola così. Intanto Sir Luca stampa il 48,8, Joker insegue col, mamma mia, giro lento, 1.49.4, 1.49.3 per Nicolò Santoro. Non so perché il gioco mi aggiorna tardissimo i tempi. 1.49.8 anche per Speedy, 1.49.6 per Tony, 1.52 per Aragorn, mamma mia, 1.50, 1.50 anche per Santoro e per Bobanto, 1.48.6 per Gismondi che inizia a martellare, 1.51.4 per Carlo Magno, gira molto lento, anche Ricky gira sul 52. Siamo lì, però. La Maluca, che è successo alla Maluca che è ultimo? Un secondo. Vabbè, peccato. Intanto, attenzione! Mamma mia! Nicolò Santoro si prende la posizione su Joker che non molla, e rimane sempre lì dietro. Che sì, guarda lì che fanno? Fanno dei balletti, fanno. Joker. Joker ci prova, ma che staccata di Joker, ma che staccata ha fatto Joker, però esce molto più lento, Nicolò Santoro con più velocità passa Joker che non può niente, ma che staccata aveva fatto lungo, mamma mia. Intanto Speedy sempre Speedy sempre con Tonimons che non lo molla, sempre lì sugli scarichi, incredibile. Si fa vedere Tony, cerca di indurre all'errore il nostro Speedy, il nostro giocatore 11, che non ci casca e continua imperterrito. Come? Gli ha spanalato anche. E certo, vedrai, mi sembra il minimo. Un po' di ignoranza ci vuole in queste gare. Rientra Nicolò Santoro in questo momento col 14% per cambiare la mescola delle gomme. Rientra anche Tonimons con il 20, con le dure. Rientra anche Alessandro Santoro.
proseguono Aragorn, Gismondi, rientra anche Carlo Magno e Ricky. Vediamo se Bobanto riuscirà a rientrare oppure no. Mamma mia, finito totalmente le gomme Bobanto, se le mangiate. La Maluca continua in questo momento in settima posizione, che diventerà, no, rimane settima perché Nicolò Santoro esce davanti. Molto bene, Gismondi in quinta. Gli altri si devono ancora fermare, si fermeranno presumibilmente questo giro, quindi vedremo se... prossimo. O il prossimo. O questo è il prossimo, sì, effettivamente. C'è il margine, però vediamo, perché Nicolò Santoro è quello da tenere d'occhio, perché è quello che è rientrato per prima ed è il... è quello praticamente davanti tra quelli che hanno fatto il pit stop. Secondo me uno tiene d'occhio è Aragorn, perché guarda quanta benzina ha rispetto a tutti gli altri. Sta risparmiando, cioè Gismondi in riserva e Aragorn che invece ne ha molto di più, Due sicuri. Potrebbe tentare anche la singola sosta, eh. Ieri sera ho parlato un po' con Aragorn, ti dico la verità, era indeciso. Quindi spero abbia trovato la quadra per questa gara 2. Sai che mi sa che è l'unico che fa una sosta? Sì. Perché sette giri sono è duro da fare. O smappi o è duro da fare. Allora, se Luca rientra col 3, Joker rientra con l'1 sicuramente, perché ne ha veramente poca. E infatti 1 anche per Speedy. No, 3. Mamma mia. Aragorn invece continua, quindi si prende momentaneamente la testa della gara il nostro Aragorn, che ha la R muta, ma non la diciamo mai, anzi noi cerchiamo di dirla sempre, poverino, se no ci rimane male, giustamente, un po' come quando sbagliano il mio nome e mi chiamano Christian, che succede molto spesso. Cristo, no, Christian, proprio Christian. Cristo ci chiamano gli amici. Intanto Sir Luca, Nicolò Santoro, che infatti si prende la seconda posizione momentanea. Sir Luca con le medie, deve essere uscito adesso Sir Luca, credo. Sì. Sì. E Joker gioca il jolly. La butta lì, vediamo. Intanto Alessandro Santoro e Tony Mons stanno a far balletto da oramai 2 o 3 giri, sono sempre lì attaccati uno dietro all'altro. Scusa, ma Tony non ha cambiato le gomme? No. Ha fatto solo benzina. Esatto. È un po' come ieri sera, ti ricordi? Non ci sto capendo più niente. Sì, ok, ma in box ci devi tornare. Allora io credo che lui abbia risparmiato sul tempo dei box non mettendo lo pneumatico nuovo. E ma poi? E poi? Perdi a girare più piano? Questo no. Scelta sua, caro Longo, quindi vedrà lui stesso cosa succederà. Intanto vediamo se Aragorn si fermerà per forza, perché è riserva. Sì. E sono pochi 10 secondi, Ma gli altri non fanno altra sosta, Lo so. Vediamo. Vediamo. Monterà, allora, per la singola sosta monterà la dura sicuramente, quindi non c'è verso. Questo è poco ma sicuro. Passa in questo momento Nicolò Santoro. Passa in questo momento Sir Luca. Vediamo Joker che sta passando anche lui insieme a Alessandro Santoro. Vediamo Aragorn che scala diverse posizioni. Credo faccia il pieno. Sì, a sti punti sì. Sì. Quindi vediamo dove esce. Uscirà sicuramente. Esce davanti a Gismondi che, ragazzi, non ingrana, È decimo e ha mezzo secondo di penalità. Anche a Interlagos, se non erro, è successa la stessa cosa, Con la GR2 fa fatica. Io giro tanto con la GR3, con la GR2 fa fatica. Ma io ti dico che secondo me dovrebbe essere il contrario, perché solitamente le gruppo 2 sono molto molto più facili da guidare, secondo me. Ma è vero, ma è molto più facile trovare il proprio limite con la GR3 che con la GR2, però, Ma si trova, basta allenarsi, quindi quello sì.
questo poco lo so. Allora, io ti dico che ti farei far notare Nicolò Santoro e Sir Luca. Guardali un po' e dimmi cosa ne pensi. Che Nicolò va a fare la seconda sosta e non so se Sir Luca sia in mappatura, perché sta cambiando basso per fare una unica. Quindi se riesce a fare 7 giri gli faccio un applauso, perché sta cambiando veramente basso per provare a fare i 7. Ma devi essere sicuro di poterli fare, perché sennò butti la gara. Vabbè, ritorniamo allo stesso discorso, se ti alleni... No, sì, infatti, ritorniamo sempre lì, capito? Che l'allenamento serve, ragazzi. Rientra Nicolò Santoro in questo momento con le gomme completamente brustolite. Passa Sir Luca, che si prende momentaneamente la testa della corsa, rientra anche Alessandro Santoro, quindi rientrano tutti e due cugini, anche con percentuali di benzina molto simili. Passa Joker, passa Tonimons, passa Speedy, passa Carlo Magno, rientra anche Ricky in questo momento. Aragorn in ottava posizione, vediamo, perché si porta in sesta. Da Sir Luca. È proprio curioso di vedere come va a finire qua. Sì, vedremo. Intanto Sir Luca stampa il suo best lap personale di gara e continua a abbassare il proprio tempo migliore, 1.48.2, con la sua NSX Joker 1.48.1, quindi gira un decimo più forte rispetto a Sir Luca. Tonimons, che gira in questo momento in 1.52, è a fine gomma, caro Tony. Speedy con la media 1.48.7. Carlo Magno 1.48.2, quindi dalla prima alla quinta siamo lì, Carlo Magno 48.2, quella dura. Quella dura 48.2. Aricoma quella dura. Aragorn 51 outlap. Sì, loro. Ma c'era sui stessi tempi suoi di prima con le medie. È un passo molto lineare. E intanto Gismondi, che continua a girare sul 52, molto lento, Alessandro Santoro aveva attaccato con i 47, ora è rientrato, vedremo in quanto girerà. La Maluca 1.49.5, 1.54 per Bobanto, 1.50 prima del pit per il nostro Ricky. Io sono curioso di Aragorn. Tony ai box, Carlo Magno ai box, che forse prende penalità, attenzione! Io ho visto mezza gomma sulla linea. Intanto Nicolò Santoro sta andando a prendere Aragorn, E ci prova infatti Nicolò Santoro, prende l'interno, cerca di stringere la curva e ce la fa, protegge l'interno anche per il tornantino in curva 2. È un bel sorpasso quello di Nicolò, Sì, adesso Aragorn deve stare tranquillo. Se è furbo, sta tranquillo e si accoda. Intanto ci sbondi, si prende la quinta. Zitto, zitto. Joker in sesta, insidiato da Alessandro Santoro. Io credo che Speedy... Non sai che non sono ancora convinto che ci arrivi. Fino in fondo, dici? A un quarto di benzina, 3 giri. Mezzo quarto di benzina ti dà un giro e 3. E gira anche sul 48, sul 49 basso, 48 alto. Credo che andrei box, sai. Se non ci vai, gli faccio un applauso, punto, basta. Secondo me cambia troppo alto. Ma che ha fatto 7 giri, se fa 7 giri. Cambiando, guarda, cambia basso, ma sta cambiando troppo alto. Cambiando basso. Non so in che mappatura è. Se è mappatura 3 ci può stare. Tanto Nicolò Santoro che prende il largo da 3 secondi netti quasi al nostro Aragorn, che allora 21 secondi è Aragorn da Sir Luca. Vediamo. Allora Speedy rientra. Nicolò non rientra sicuramente. Nicolò lo passa. Ma lo passa anche Aragorn, evidentemente. Vediamo, vorrei dire una bischerata. Sta uscendo in questo momento Sir Luca. Vediamo dove è Aragorn, e lo passa anche Aragorn. Però Sir Luca con la morbida, Ed è a 13 secondi dalla vetta.
Guarda che questa sta diventando una gara molto strategica, eh. A scacchi, Questa è una a gara di scacchi. scacchi, veramente. Ma dopo adesso però se lui qua si fa 3 giri di qualifica, con le morbide. Ma c'è davanti Aragorn, eh. Che non so se gliela regala, o forse sì. No, Mamma. no, non gliela regala assolutamente. Saluto all'Izzimo, ciao carissimo, buonasera a tutti i sostenitori di Sir Luca. E quindi dagli una mano a vincere. O comunque a prendersi il podio, il nostro Sir Luca, che in questo momento è quarta posizione, uscito dai box con la gommatura media e morbida, scusate, e con un bel carico di benzina. Deve riuscire a passare Aragorn, caro Longo, perché se no non ce la fa, eh. Stanno aumentando i Eccolo secondi di qua. distacco, infatti sorpassa in questo momento, si mette in terza posizione. Infatti guarda Adesso che il gap scende in questo momento, infatti. ha solo Nicolò da andare a prendere perché Speedy va ai box. Sono 5 secondi, infatti. Allora, ti dirò che, non lo so, perché la morbida crolla, eh. Anche la sua media non è messa bene, ma la morbida crolla. Io, Speedy, non so cosa c'ha stasera col carburante, comunque. Sì, ma non ci vado d'accordo. Io ti dico che allora ho fatto una prova con la GR2 e con la media giravo sui stessi tempi della morbida, quale perché si consuma troppo. Sir Luca passa in questo momento e torna a secondo. Partiva primo, eh. Quindi bel recupero per lui. Vedremo, perché se le cose stanno così, Longo. No, deve fare due giri da Serie A, Sir Luca, Eh cioè, sì. l'altro sta girando in 48, cioè devi girare in 45 per andare a prenderlo. Oh, guarda che Speedy sta andando a insidiare Gismondi, eh. Gismondi che perde una posizione da Alessandro Santoro e ne perde una anche da Speedy che con la gomma bella fresca si mette all'interno e passa il vincitore di gara 1 qui a Lago Maggiore. Gismondi non ha il feeling. Anche Tony è crollato tutto insieme, eh. Mi Gismondi però. aspettavo di meglio da Tony. Gismondi ha anche 7-8 secondi quando si è girato, Sì. a 15 secondi della vetta. 8 si è girato, sarebbe 7, sarebbe lì. Sarebbe nei primi 3. Esatto. Dice Fuffi, Gismondi full saving. Eh beh, deve fare una sosta sola Gismondi, eh. Beh. Boh, io non lo so se la sosta unica conviene. Se ti giri è finita. Eh sì. Se ti giri è finita con la sosta unica. Cioè, gara 1 tu, io l'ho vinta per culo perché tu non mi hai sorpassato, non mi sei andato via, se no la vincevi tu, gara 1. C'è a pelo. Occhio che Sì, i se Luca da secondi che ho Verona. perso tutti con quei due crash, sì. Corso quando ho frenato. Vabbè, quella mannaggia a lui. Vabbè. Intanto inizia l'ultimo giro, Nicolò Santoro sempre in testa con Sir Luca che insegue. Sono a pari di degrado gomma in questo momento, quindi vediamo se riuscirà a avvicinarsi oppure no. Ti dirò che ha un po' meno carburante Nicolò, ma ci arriva tranquillamente alla fine. Aragorn in terza posizione che deve proteggere dall'arrivo di Joker che, attenzione, viene asserragliato da Speedy. Entriamo in macchina con Speedy perché questo è interessante. Davanti tutto tace, ma qua si parla e si parla anche tanto. Come me in questo momento ho un mal di gola incredibile a fine gara tutte le volte perché mi fate sgolare, ragazzi. Perde qualcosina Speedy che si riavvicina però ad Aragorn che evidentemente non fa una buona S. Infatti andiamo un attimino su Joker, torniamo dopo da Speedy perché secondo me qui ci prova, qui la butta, eh. Qui la butta, attenzione, si riavvicina, taglia tutto il tornante, tutta la curva e guarda quanto è vicino Longo. È Sì. vicinissimo, è molto vicino, prende tutta la scia, vediamo se ci proverà dopo questa S. Proverà il sorpasso, sicuramente è un po' più largo, protegge l'interno Aragorn, vediamo se prova l'incrocio Joker. Mamma, Mamma, tutto mamma. interno, incredibile.
che sorpasso di Joker all'ultimo giro. Aragorn perde la quarta, attenzione Speedy dietro, perché è completamente, si è completamente avvicinato ad Aragorn. Vediamo se ci proverà in questo momento, se la butta oppure no. Vediamo, arriva, intanto arriva Nicolò Santoro, scusa Nico, Sir Luke arriva secondo, vediamo Joker terzo, bravo, Aragorn Joker quarto, Speedy quinto, scusate Nicolò, scusate, scusa Luca, incredibile, mamma mia. Alessandro Santoro settimo, Carlo Magno ottavo. Mo che lo diamo l'MVP. Ragazzi da casa, MVP a chi? Qui è un casino, Ma sai io che darei, io glielo darei a Joker per l'ultimo sorpasso. Ma infatti era io senza benzina. Ma glielo darei anch'io a Joker, stavo per dire la stessa cosa. MVP di gara 1 era? Gismondi ha vinto, l'MVP era? Era... aspetta, rileggo la chat. Sì, dai, perché non me lo ricordo più. Nicolò Santoro. Ok, quindi... allora Nicolò è primo. Quindi ne vanno chiamati due. Sir Luca e Joker. Ok, ma vogliamo chiamare anche Speedy per gara 1? Perché Speedy è arrivato? No, perché Speedy era il primo MVP votato e poi siamo passati su Nicolò. Intanto Nicolò Santoro con la tuta Red Bull vince gara 2 qui a Lago Maggiore con le gruppo 2. Vediamo la classifica finale. Alessandro Santoro, sì, no, è arrivato. Infatti perché l'ho visto uscire, evidentemente ha fatto un errore perché mi dà ultimo. Quindi... i cugini, primo e ultimo. Quindi Nicolò Santoro che vince gara 2 qui al Lago Maggiore. Sir Luca, seconda posizione, ha riprovato a avvicinarsi, ma non ce l'ha fatta. Joker con un sorpasso proprio da gara di go-kart, quello era un sorpasso da kartista. Esatto. Si prende la terza posizione, che poi qui infatti effettivamente Aragorn in quarta, peccato perché il gradino più basso del podio poteva essere suo. Ciao Simo, grazie mille, alla prossima. Speedy quinta posizione, Tonimons sesta, settima posizione per Carlo Magno, ottava per Lama Luca che non riesce a farsi valere, Gismondi che ha tanti problemi con la gruppo 2, finisce in nona, quindi perde tante posizioni tutte le volte, perde tanti punti. Buonasera carissimo Ricky in decima posizione, Bomanto undicesima e Alessandro Santoro in dodicesima. Poi io voglio sapere poi che è successo con Alessandro, perché mi sembra... non mi dà Gismondi. Nicolò, sai che è successo a Dale? Perché? No, perché è arrivato ultimo, credevo fosse un po' più avanti. No, non è arrivato ultimo, deve aver lasciato... è arrivato dietro a... aspetta. È arrivato settimo, mi sembra. A me me lo dà dodicesimo. È arrivato dietro Tony di 2 secondi. A me me lo dà ultimo, infatti non torna. Sì, perché è uscito prima, infatti il gap è di 15 secondi. Prima, ma era... ma non ok, non si fa, cioè non si può fare, peccato perché incasina poi i tempi. Perché me lo dà 12, no che è finita, no, bisogna aspettare che proprio finisca la gara, cioè letteralmente, ma non succede niente, però almeno glielo dico, capisco infatti da 15 secondi di gap dal leader, infatti sarebbe settimo letteralmente. Buonasera a tutti. Vedo che ti sei ricreduto, Luca. Ciao a tutti. Devo ricomprarmi le cuffie, che le ho tirate contro un muro. Vabbè, capita. Lo so, ho sbagliato io. Volevo fare un pit. Visto Vita che avevo ragione, che quello era lì che si snadava per fare il pit e si è accorto che non ce la faceva. Eh sì. Perché che sette giri devi farle tue per farle, c'è niente da fare. No, io non ho capito. E in live ho detto che secondo me tu non riuscivi perché dovevi farne 7 secondo stint, sono troppi. No, Teo, io volevo fare un pit solo, ho sbagliato io che non ho messo benzina quando mi sono fermato. Ah, vabbè. Ho sbagliato io. Ci sono tutti? Allora abbiamo Joker di gara 2, Sir Luca di gara 2,
Nicolò che è MVP di gara 1, ma vincitore di gara 2, quindi comunque abbiamo chiamato lui. Manca Gismondi. Adesso l'ho invitato, È non so entrato perché. adesso, Eccolo qua, eccolo qua. è entrato adesso. Eccolo qua. Io. Vabbè, dai, comincia tu. Partiamo da gara 1. Partiamo da gara 1. Allora, iniziamo dal vincitore di gara 1, quindi partiamo da la nostra new entry, dal nostro Damiano Gismondi. Complimenti veramente per la vittoria di gara 1 e ti chiedo, ovviamente, anche tu hai mantenuto la scelta Lexus. Gara 1 hai tirato fuori un tempo stratosferico in qualifica, poi hai dato l'impressione di non avere il feeling giusto con la gara, quando in realtà poi hai sfoderato una strategia incredibile. Però in gara 2, anche questa volta, cioè, ti sgonfi, cioè, riesci a prevalere in gara 1, in gara 2 perdi la... smarisci la via, perdi proprio la cognizione di dove sei e quello che fai. Cioè, hai poco feeling col gruppo 2, non riesci a allenarti o c'è qualche altro problema? Buonasera, mi sentite? Sì? Sì. Sì. Ok. No, allora, gara 1 è andata perfetta come pensavo. Infatti, dopo la sosta vedevo che Tony andava molto più forte perché ovviamente aveva meno carburante, la gomma era più calda, quindi l'ho fatta andare, ho detto vabbè. Poi ho visto che si è fermato, ho detto ok, la strategia era perfetta. Il tempo in qualifica non so nemmeno io come ho fatto perché nelle prove non mi c'ero nemmeno avvicinato. E niente, poi gara 2 invece ho scelto Lexus perché aveva più controllo rispetto alla Nismo, ma la mia strategia era di fare full serving, cioè di tenere più benzina, in Vabbè, full poche saving. parole, sì, full saving, però in poche parole, no, in curva 1 tutto liscio, curva 2 mi arriva una cannonata da dietro. Però vabbè, fa parte del gioco. Ho perso tipo 12 secondi nel primo giro. Poi mi sa che nel secondo un altro contatto e ne ho persi altri 5. Però vabbè, fa parte del gioco. Forse sarei riuscito a fare la strategia. Non so dove mi avrebbe portato, però vabbè, si impara. Allora, Damiano, se tu fai una sosta in full saving, devi essere perfetto e sperare che nessuno ti tocchi. Altrimenti devi Sì. cambiarla in corsa con la strategia lì. Sì. Ma sai perché te lo dico? Perché io ho perso a Interlagos con quella strategia lì. La dovevo cambiare in corsa anch'io. Quando ero in mezzo alla bagarre, ci ho pensato il giorno dopo. E tu ti hanno girato, a quel punto lì dovevi fare la strategia che ha fatto tutti gli altri. Perché ne hai di più degli altri, quindi andavi a giocare alla pari degli altri. Se tu rimani in full saving, non giochi alla pari, sei sempre in difesa. Ecco fatto. Sì. Vabbè, ti serve la lezione per la prossima. Comunque, complimenti per gara 1 e gran bel giro in qualifica. Grazie, grazie. No, veramente giro fenomenale. Passiamo invece a questi punti al vincitore di gara. Scusami, all'MVP di gara 1 e vincitore di gara 2. Il nostro Nicolò Santoro che Nicolò. porta in alto il Santoro nonostante il cugino non abbia avuto la stessa fortuna, ma comunque vada, lo tiene su lui il nostro Nicolò. Ti voglio chiedere, innanzitutto, vabbè, ti faccio complimenti per entrambe le gare. Ti chiedo semplicemente, poi lascio la parola a Longo, se in gara 2 avevi pianificato questo tipo di strategia o comunque hai tirato fuori l'asso dalla manica? Ciao, buonasera a tutti intanto. No, assolutamente no. Cioè, ho deciso in corsa, ho fatto qualche prova prima di partire con le GR2, ho visto quanti giri riuscivo a fare con le gomme e ho deciso in corsa, ho fatto due conti. L'ultimo ho dovuto fare un po' di fuel saving, ma avevo preso vantaggio ormai, quindi l'ho gestita e sono riuscito a fare tutti i giri. La prima ha peccato qualche contatto, qualche rallentamento, ma i primi due con le GR3 rimangono inarrivabili. Damiano, che Tony, un altro passo e sono veramente difficili, ci danno tanti secondi. Poi non so sinceramente degli altri come
Pidi e Carlo se hanno avuto dei problemi, magari gara 1, quindi non erano lì su, perché prima della partenza ero sinceramente molto preoccupato perché i miei tempi erano un secondo, secondo e mezzo più lenti rispetto ai più veloci con ogni gomma. E fare un terzo e un primo posto, sinceramente, era totalmente inaspettato stasera. Quindi bene così e portiamo a casa, ma sembra un po' il Quindi motivo di tutte queste gare. Sono un po' più lento nelle prove, poi dopo in gara sta andando bene, quindi tanta roba. allora, uno, il consiglio che ti ho dato alle 7:30 ha funzionato? Era la gufata quella, era delle sette e Ma dai, mezza. non era una gufata, su. Ci ho detto, vai a provare in GR2 che vedrai che le cose vanno bene. L'ho Due, provato ci a qualche giro GR2 e effettivamente dopo è sta. andata bene. Due, faccio i complimenti sia a te che a Gioca perché avete dato spettacolo i due cartisti in gara 2. Si vedeva proprio che nessuno di due voleva mollare. Sì, no, è stato Complimenti. Mi sono divertito un tosta e sacco. poi è stato un bel duello. Cioè, in gara 1 secondo me c'è stato qualche duello che è stato un po' al limite, sia io che Ale abbiamo perso parecchio tempo con un pilota in particolare, però poi rivedremo con calma. Gara 2 invece è stato proprio un bel duello con Gio, che ha durato vari giri e mi è piaciuto tanto. Bello, Bravo, 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 bravo Nicolò. molto bene, molto bene. Io, Parto io adesso con Joker, prego, posso? prego. Certo, ma scherzi. Beh, Gioco le intermedie col sole, dove cavolo le metti? lascia Ma stare che. dai, ma tu sei croce delizia ogni volta, Santa Maria. Oh, ce l'avevi in mano quel podio lì, eh? Lo so, Cioè, ma le fai tutte pur di non arrivare a podio con quelle Mi sono cavolo di sbagliato con GR3. la levetta, mi sono sbagliato con la levetta. Quando ho spostato la levetta, ho Spostato la spinto levetta, X. spinto X. Ore, ore. Chi è che era alta? Non Vai, io. vai, Joker. Vai, Joker, non c'è più. E niente, quindi quando sono. Ma non me ne ero accorto subito. Ne sono accorto dopo tre curve, che dopo cosa è successo qualche non volta più la macchina. Dopo ho guardato le intermedie. Porca va. Ho detto faccio un giro, almeno recupero la benzina per arrivare alla fine. Poi ho cercato di tornare a venire su per quelli che potevo. Guarda, non so cosa dirti, non so cosa Ah, dirti. niente, c'è poco da dire. Te l'ho detto anche domenica, tu veramente, guarda, C'è fai di tutto per non ingranare con quella macchina. poco da dire. Gara 2, tanta roba. Non No, mi so sono se anche divertito. Vintale è d'accordo Cioè, con me, ma gara 2 è tanta roba. no, no, gara 2, tanta roba. A me dispiace perché secondo me Giocherino le potenzialità ce l'ha. Però secondo me, prossima volta, Joker, fai una cosa. Prova, poi magari levateli. Prova a correre con gli occhiali veloci che avevi domenica a pranzo. Cioè, Proviamo, dai. ti metti quelli e provi a correre con quelli. Secondo me ti danno lo sprint giusto. Cioè, ci vuole l'occhiale veloce. Sì. Proviamo. Perché ti manca, a parte gli scherzi, ti manca veramente quel 5% per essere veramente tanta roba. Perché comunque la tecnica ce l'hai, la velocità ce l'hai e la costanza, cioè non. C'è sempre quella cosa che da una parte o dall'altra ti rovina tutto. Più Cioè, e che dispiace altro. perché, cioè, noi si vede, letteralmente che ce l'hai, la garra per essere lì davanti. Sai, Vita, più che altro lui, ogni gara si perde in, scusate il termine, in puttanate. Perché fa delle, cioè, gli vengono fuori quelle piccole stronzate che gli fanno perdere le gare. È quella, è sta cosa, baby, che mi dà fastidio, perché lui la velocità ce l'ha. Però è un colpo la benzina, è un colpo la gomma sbagliata. Cioè, gli altri non è che ti dicono, sì, vabbè, sbagli la gomma, ma ti lascio là davanti. Non Cioè, magari, perdonano. È quello il discorso. lo Tanto su quelle. so. Devi migliorare lì, cioè, perché dopo, bene o male, cioè, quando provi, vedi che vai, Guarda, capito? già venerdì, cos'è stato? Venerdì che ho un attimo capito un po' le GR3 come funzionano e quindi già ero contento. Dopo stasera così mi è venuto di cambiare macchina e mi sono trovato benissimo con la Porsche. Mi stavo anche divertendo moltissimo. Poi dopo niente, proprio mi è cascato tutto addosso quando ho messo l'intermedia. Quindi niente, colpa mia un'altra volta, amen. Vabbè, dai. Ebbene, via. Allora, adesso ci manca solamente
Quello con le cuffie rotte. Quello con le cuffie rotte, quindi l'MVP di gara 2, il nostro Sir Luca, ovviamente con il tifo sentito anche da parte di Simo dei Simo. Lead, che ogni volta Grazie si mille, Simo. collega sempre per sostenerti, quindi un applauso anche per questa amicizia. Ti faccio complimenti e ti chiedo una semplice domanda, anche se so già la risposta. Avevi un minimo di speranza di riuscire ad andare a prendere Nicolò in gara 2? Ma erano tanti 4 secondi in un giro, eh. Erano tanti da recuperare, però io alla fine ci ho provato fino alla fine, ma nulla. Ho chiuso con 2 secondi qualcosa. Ha fatto bene lui, sono contento per lui. Prossima volta mi impegnerò di più e magari provo la pista qualche giorno prima e non al pomeriggio. Però vabbè, è andata come è andata. Gara 1 lasciamola perdere completamente. Ma Gara infatti 1 cosa non ti è è successo? Gara infatti 1, guardi, io già su questo tracciato non ho molta confidenza, non è una pista che mi piace. E oggi ho provato facendo un pit con dure medie e mi trovavo bene. Sapevo che mi passavano, ma non mi interessava essere ultimo, perché so che un pit ti porta via 24 secondi, quindi ho cercato di recuperare per me, a chiudere almeno quinto, sesto, però nulla, non ce l'ho fatta. Non ho fatto benzina, mi sono Ah sì, cavolo, tu dimenticato. ti sei dimenticato di fare benzina. Perché sennò funzionava, penso che avrebbe funzionato. Almeno recuperare quelle 5-6 posizioni. Sì, in gara 1 l'abbiamo vista di cotto e di crudo, intermedie, gente senza benzina. Quindi io penso che magari ero decimo quando sono entrato, se non sbaglio. Contando che facevo un pit, 24 secondi, 25, quello che è, secondo me quinto, sesto, potevo chiudere. Penso. Peccato. Veramente peccato, perché ti avevamo visto veramente in grande spolvere all'inizio gara, eh? Ha fatto fatica, perché ero con le dure, loro con le medie. È dura stare lì dietro, eh. Poi comunque i ragazzi vanno forti, eh. No, ragazzi, Sono qua bravi, eh. col Sono tuo bravi, ingresso ragazzi. avete Sono alzato, bravi. cioè, avete alzato l'asticella, poi oltretutto con te inserito diventa veramente agguerrita questa Ma guarda, categoria. già stasera c'è stata la dimostrazione netta che sarà un bel campionato quello degli expert, secondo me. Sì, Quindi ne concordo in pieno. vedremo Mi delle dispiace. belle. Non so se hai qualcosa da aggiungere, Longo, se no io darei la buonanotte perché siamo veramente lunghi con l'orario. Sì. Quindi ragazzi, io vi do l'appuntamento a domani sera, perché domani sera ci sarà la differita della gara degli Istoria Interlagos, giusto, Longo? Sì. Che per problemi tecnici purtroppo non è stata trasmessa. Quindi ragazzi, noi vi aspettiamo domani sera sempre su queste reti, sempre su questa emittente, sempre con il buon Longo che sarà in cabina di regia, se non erro con Carlo No, Magno, c'è no? Yuri, domani. Con te? No, no, lui è Carlo Magno, io non ci Ah, sono. scusate, ok, Yuri e Carlo Magno domani sera trasmetteranno la differita di gara 2, di round 2. Ad Interlagos della categoria History. Io ragazzi vi faccio i complimenti, vi rinnovo i complimenti, vi auguro un buon proseguimento di campionato, vi ringrazio e ci vediamo sempre qua su Twitch. Grazie a tutti e buonanotte. Ciao, notte a tutti. Buonanotte. Buonanotte, buonanotte, ciao ciao, buonanotte.